La testimonianza di chi ha subito delle violenze ha permesso di far sentire la voce di tutte le donne che hanno avuto la forza e il coraggio di ribellarsi e andare avanti, lontano dalle esperienze negative di sofferenza, racconti di vita che sono stati intervallati da momenti di riflessione e confronto sul tema, durante l'incontro dal titolo Dalla tua parte, storie di donne di rinascita. E dalla tua parte anche il nome del progetto di creazione nella cittadina nissena di una casa alloggio dedicata alle donne vittime di abusi, per accoglierle nell'immediato, anche solo temporaneamente, e aiutarle a riconquistare la propria autonomia. Un progetto in cui crede molto la responsabile progettuale e referente dello sportello antiviolenza della Croce Rossa di Caltanissetta, Federica Laverde. Lo stesso sportello e il Comitato Nisseno della CRI, infatti, hanno promosso l'evento svoltosi al CEFPAS proprio nella Giornata Internazionale della Donna. Questo evento è stato proposto dall'avvocato Federica Laverde e all'inizio io ero un po' dubbioso se organizzarlo perché credevo che il problema della donna, tra virgolette, fosse superato. Poi a casa ho due figli, una moglie e ho parlato loro di questa possibilità di organizzare. Mi hanno spiegato da donne che mentre in determinati contesti sociali forse il problema è superato, in altri no. E allora ho capito, mi hanno spiegato l'importanza di organizzare questo tipo di eventi e di fare ancora cassa di risonanza perché c'è una parte di popolazione che ancora non è sensibilizzata sul tema. Ecco, per questo è stato organizzato al CEFPAS questo evento. È un progetto che vede le donne come protagoniste, vede le donne affinché queste ricordino di che esiste una vita al di fuori delle quattro mura domestiche, comunque una vita lontana da quella violenza a cui si sono abituate. Qualsiasi tipologia di violenza, sia essa violenza fisica, sessuale, violenza economica, noi siamo qui oggi per ricordare alle donne che possono rinascere, anche perché l'obiettivo di questa giornata, ma soprattutto l'obiettivo del Comitato della Croce Rossa di Caltanissetta, è quello di realizzare una struttura che possa accogliere queste donne. Possa accogliere queste donne e consentire loro di fare un percorso individualizzato, sicuramente in base a quelli che sono i tratti personologici, ma anche il loro storico, e consentire a loro di rinascere e rinascere lontane da questo clima di violenza. Ecco perché il progetto Dalla tua parte promuove non solo questa iniziativa, questo percorso e questo sportello inaugurato già 4 anni fa dal Comitato della Croce Rossa, e promuove soprattutto, diciamo, si propone di creare una struttura che possa accogliere queste donne e consentire loro di poter rinascere. La raccolta fondi è andata abbastanza bene, e mancavano solo, diciamo, alcune latte che abbiamo ritirato, diciamo, qualche giorno, ma è andata abbastanza bene, siamo orgogliosi. Diciamo che abbiamo raccolto circa 1.000 euro, mancano le ultime solo per una questione di tempi, però come prima iniziativa, come primo passo è andato, diciamo, abbastanza bene. L'evento, moderato dalla giornalista Ivana Baiunco, ha visto la partecipazione delle autorità e anche di alcuni studenti. Durante la tavola rotonda si sono susseguiti diversi interventi, tra cui quello del questore Emanuele Ricifari, del sostituto procuratore della Repubblica Chiara Benfante o ancora del primario del pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia Giuseppe Amico in rappresentanza dell'ASP.